Si pensa che la crescita sia uguale allo sviluppo. Come sconfiggere il mito della crescita? Beh, intanto bisogna non parlare più di crescita, perché già i termini hanno un senso, e se hanno un senso poi significa che hanno dietro di sé, anzi davanti, delle azioni. Crescere è l'obiettivo dei governi che seguono i dettami dell'economia di mercato, che però ci ha portato alla crisi. Crescere vuol dire in realtà produrre, 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 quindi poi acquistare, 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 consumare, 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 solo che non riusciamo, talmente veloce la sostituzione dei beni, perché dobbiamo crescere, dobbiamo appunto produrli, che in realtà una gran parte di questi viene sprecato, gettato via. Allora, se crescita significa spreco, non ce lo possiamo proprio permettere. Del resto lo diceva Goethe, riferendosi alla natura, agli alberi. Gli alberi non crescono fino in cielo, vuol dire che c'è un limite alla crescita e anche allo sviluppo. Teniamone conto, perché quello si chiama limite ecologico. Le risorse naturali, l'acqua, l'energia, il suolo, cioè la terra, sono limitate. Dobbiamo stare entro quel limite. Ridurre i rifiuti e limitare gli imballaggi che ingombrano la nostra spesa. Quali sono dunque le soluzioni concrete contro lo spreco? Ce ne sono tante, basta osservare il nostro comportamento, un po' di consumatori spreconi, e osservare il bidone della spazzatura. Ecco, questo deve dimagrire, poniamoci questo obiettivo, dobbiamo buttare via il meno possibile, ma significa poi prevenire, agire a monte, cominciando dagli imballaggi. È possibile che il 20% dei 550 kg che ogni anno in Italia buttiamo via, cioè il nostro rifiuto solido urbano, il 20% è imballaggio. È importante l'imballaggio per preservare, conservare gli alimenti, però forse abbiamo esagerato. Si chiama poi eco design. Progettiamo i prodotti, la loro confezione, dalla culla alla tomba, in modo che tutto si possa riutilizzare. Un'economia non virtuale, ma concreta, è inestricabilmente legata all'ecosistema. Come? Beh, ecosistema per l'appunto. Eco è la nostra casa, oikos. Allora, ci sono due eco, fra i tanti che non se ne può più, ormai è tutto eco, però i due principali sono l'economia e l'ecologia. Allora, l'economia è la gestione, la norma della nostra casa, la piccola casa dove viviamo. L'ecologia invece è la norma, la gestione della grande casa, l'ambiente, il pianeta. Ecco, allora dobbiamo fare in modo che l'economia diventi un aggettivo dell'ecologia, non il contrario, cioè guardare la società e fondarla sulla ecologia economica, in modo che quell'economia, la nostra casa, sia dentro l'ecologia, dentro i suoi limiti, e non viceversa. A quel punto non si tiene, e questo è l'ecosistema verso il quale dobbiamo andare. Il problema è cominciare da adesso, sfruttando la crisi. Siamo in crisi, qualcosa deve cambiare, incominciamo con l'approccio. Per la gestione dei beni si creano dei mercati, esiste un mercato dei rifiuti? E se no, quali sono le basi per poterne creare uno? Purtroppo esiste un mercato dei rifiuti, anzi si dice che trasformare i rifiuti è possibile facendone delle risorse. Però se noi produciamo dei rifiuti, che sono comunque inquinanti, hai voglia di dire che li termovalorizzi, cioè li incenerisci. In realtà produci magari dell'energia, ma anche della cenere, è sempre più piccola e ci fa sempre più male. Quindi noi, parola d'ordine, è rifiuto zero, o come lo chiamiamo noi, peraltro a Mantova, come chi è stato al festival e ha girato ha visto, spreco zero, un percorso, un orizzonte dove anche le nostre piccole azioni, a cominciare dall'acqua, dall'energia, dalla mobilità, alla comunicazione, possono portare in questa direzione, ridurre per l'appunto i rifiuti e gli sprechi conseguenti di energia, di acqua, di terra, cioè di suolo, tutto quello che è limitato come risorsa. E il festival, che è un evento culturale straordinario, credo che sia un buon esempio.